Comitato dei Discoli del Sinarca, vi ringraziamo per la presenza, ringraziamo tutti i giornalisti, tutti i cittadini presenti. Perché siamo qui? Siamo perché si chiude una piccola parte del nostro lavoro, che è stata la presentazione, insomma, la raccolta firme che abbiamo presentato circa 2 mesi fa. La raccolta firme è andata molto bene, abbiamo raccolto più di 1000 firme. Circa 1500. E abbiamo concluso anche la petizione online che riguarda altre firme, insomma, provenienti da tutto il resto d'Italia. Come avete potuto vedere, insomma, il tracciato è stato già picchettato, quindi siamo all'inizio, insomma, dei lavori. Stiamo cercando di fare il nostro possibile per salvare il bosco e per salvare tutto ciò che possiamo, che è nelle nostre mani. Quindi cerchiamo di fare il nostro possibile per cercare di informare la popolazione, perché il nostro comitato innanzitutto è nato per informare la popolazione su ciò che avverrà nel nostro territorio. Questa è un'opera assolutamente inutile, stiamo parlando della Rino Chieti. Successivamente ci impegneremo, come già ci stiamo impegnando, per il San Salvo Piccari. Per maggiori informazioni e per maggiori chiarimenti cedo la parola al presidente del comitato di Discoli del Sinarca, Riccardo Vaccaro. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere qui. La raccolta firme è andata particolarmente bene, come dicevo prima, sono state raccolte circa 1500 firme, un risultato a nostro avviso straordinario. Le firme nei prossimi giorni verranno consegnate sia al sindaco di Montecilfone Franco Pallotta che al presidente della regione Molise Donato Toma. Insomma, cittadini, la stragrande maggioranza dei cittadini molisani non vuole che l'inutile e dannoso gasdotto Rino Chieti attraversi il bosco di Montecilfone, una delle aree naturali più importanti della nostra regione. Rinnoviamo al sindaco di Montecilfone la richiesta di revoca in autotutela della delibera numero 23 del 1 dicembre 2018, con la quale è stata concessa la servitù di passaggio a Gasdotti Italia, alla società che realizzerà l'opera, per la ridicola somma di 70.000 euro, come se il valore di un bosco si potesse calcolare. Inoltre, il comitato di cui faccio parte da diversi mesi si sta occupando di un'altra opera che ha già deturpato il bosco Corundoli di Montecilfone. Stiamo parlando del gasdotto San Salvo Piccari. Perché ci stiamo occupando di quest'opera? SNAM nei prossimi anni vorrebbe ampliare questo gasdotto, anche se nel progetto parla di rifacimento. Quindi che cosa rischia il bosco? Nei prossimi anni si potrebbe creare, un effetto cumulo, quindi il bosco potrebbe essere, sventrato, nel giro di pochi anni. Ovviamente faremo il possibile, nel rispetto della legge, per impedire che ciò accada. Il comitato circa un mese fa ha presentato delle osservazioni al Ministero dell'Ambiente. Inoltre, per quanto riguarda, tornando alla Rino Chieti, la partita non è affatto chiusa, perché siamo in attesa di conoscere la decisione del Presidente della Repubblica. Ricordo ai presenti che nei mesi scorsi i Discoli del Sinarca, assieme ad associazioni e comitati di Abruzzo e Molise, hanno presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l'annullamento del decreto con il quale il MISE, il 25 giugno dello scorso anno, ha autorizzato l'opera. Abbiamo deciso di interpellare il Presidente della Repubblica perché l'iter autorizzativo presenta delle gravi irregolarità. Innanzitutto, il progetto è stato sottoposto esclusivamente a valutazione di impatto ambientale, non è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica, nonostante il gasdotto in questione rientri nel piano di sviluppo degli investimenti decennali di Gasdotti Italia,
inoltre non è stato sottoposto a valutazioni di vigilanza ambientale. Per quanto riguarda, tenete conto che quest'opera attraverserà 8 siti di interesse comunitario per la flora e la fauna, una zona di protezione speciale, l'area archeologica di Monteriano di Bisaccia e il bosco Corundoli di Montecilfone. Il bosco Corundoli di Montecilfone è classificato come IBA, quindi stiamo parlando di un'area, non è un sito di interesse, purtroppo non è un sito di interesse comunitario, ma è comunque un'area protetta perché ospita specie come il nibbio bruno e il nibbio reale, solo per citarne alcune. Inoltre vi comunico che nei prossimi mesi il comitato presenterà un progetto finalizzato alla valorizzazione del bosco. Uno dei nostri obiettivi è quello di far riconoscere questo bosco come sito di interesse comunitario perché ha tutte le caratteristiche per diventarlo. Inoltre a giugno organizzeremo una serie di eventi qui nel bosco, poi insomma vi forniremo ulteriori dettagli. Per quanto riguarda la delibera numero 23 del 1 dicembre 2018, ovviamente a nostro avviso è illegittima per i motivi che spiegavo prima. Adesso, visto che il nostro obiettivo è quello di salvare il bosco e faremo tutto il possibile per riuscirci, non escludiamo di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Larino, perché ripeto, il Consiglio Comunale di Montecilfone non avrebbe potuto concedere la servitù di passaggio nel bosco Corundoli perché la destinazione d'uso non è mai stata modificata. Quindi vi ringrazio, adesso passo la parola al dottor Ferrante che conosce molto bene il bosco di Montecilfone e ci spiegherà appunto quali sono i danni che provocheranno i lavori. No, io volevo solo far presente, riprendendo il discorso della ZPS, entrare nel tecnico per farvi capire il valore della biodiversità presente in questa area naturale, che è abbastanza significativa, perché parlando di quello di cui citava la ZPS che attraverserà, questa ZPS è tra le più grandi della regione, comunque è una ZPS in cui le specie che diciamo citava lui, e quindi stiamo parlando di specie inserite, perché una ZPS è in funzione di una direttiva, che è la direttiva uccelli, per quanto riguarda quindi la presenza di avifauna molto particolare se non rara. Stiamo parlando, lui ha parlato del nibbio reale, quindi entrando sulla parte dell'avifauna, questa zona è come se fosse una zona rifugio, la faccio più semplice, così facciamo un po' di tecnicismi, un po' parliamo in termini più semplici, e quindi qui le specie che sono, secondo me, il falco lanario, che è quello più importante della direttiva, che diciamo funge da specie ombrello per la presenza poi del nibbio, che sono tantissimi nibbi, e reale che è protetto proprio perché inserita nella direttiva uccelli 97 del 2001, e questa qui è in funzione di questo discorso della ZPS. Bisognerebbe preservarla in maniera più attenta, il Molise non lo fa, poi ci ritorno su questo, così vi faccio capire perché queste specie praticamente arrivano anche in una zona dove trovano conforto. Uso questo termine per rimanere papale papale, perché conforto? Perché queste sono delle straordinarie aree di biodiversità in cui ci sono dei serbatoi in cui queste specie, parlo di avifauna, io purtroppo non ho studiato tantissimo gli animali, ho studiato più le piante, però mi piace tantissimo capire quanto questa funzione di questo bosco è importante per queste specie che vengono a trovare ristoro in queste zone. Di nuovo vado sul papale, mi rinventi da rifugio, zone, no, esiste per le specie rare, le zone rifugio, queste zone rifugio non esisteranno più in Basso Molise. Sapete che l'agricoltura intensiva, il glifosato è danneggiato, abbiamo perso un sacco di culti, ma la biodiversità sta calando e la perderemo per sempre. Se noi creiamo questi squarci nel bosco, adesso vado sulle piante, si inseriranno delle piante liofile, quindi amano il sole, in questi squarci, dove ci dovranno stare querce e frassini, dove ci dovrà stare il carpino, che per esempio è un indicatore ecologico. Qui ci sono anche i pipistrelli nelle grotte, dobbiamo stare attenti a queste cose, perché? Perché perderemo qualcosa di unico. Corundoli sta su un dente di gesso pieno di cavità, di inghiottitore, la famosa spea. Abbiamo creato dei sentieri bellissimi anche con l'amministrazione, e purtroppo in questo caso non è stata lungimirante, perché lo voglio dire, a me dispiace, però cioè, abbiamo fatto tanto per il bosco e poi alla fine
lo deturpiamo così, si inseriscono specie pioniere, l'elanto, si inserisce l'acacia, a discapito di chi? Del carpino, del maggiociondolo, di quelle varietà che noi abbiamo all'interno del bosco, devono essere mantenute. Quindi, per ritornare al ZAPS, questo poteva essere un SIC. Prima parlavamo del professor Prematerna, che tempo fa, se non sbaglio, forse quasi 30 anni fa, l'aveva inserito come SIC. Anche a quel tempo l'amministrazione non è stata attenta, perché 100 ettari qua non ci stanno più verso il mare. Io sono milioni di volte che lo dico, sono 10 anni che insomma frequento il bosco perché lo adoro. Verso il mare non ci sono più questi serbatoi, queste sono linee di passaggio per la fauna, l'avifauna, quanto è importante, importantissima, perché ci sono tantissime specie da citare come la monatella, ci sarà di andare a marina che addirittura anche sul metanodotto sicuramente verrà influenzata questa specie. Il metanodotto attraverserà una zona dove la vegetazione è particolarmente rigorosa, quindi ad esempio ad agosto dello scorso anno SG ha diffuso un diramato comunicato stampa dove affronta il problema degli interventi di ripristino, ma io vi invito a leggerlo, insomma non ci ha convinto affatto, perché è chiaro che ripristinare, adesso Eric il Bosco lo conosce molto bene, è chiaro che ripristinare un'area protetta come questa sarà così quasi, è chiaro che sono previsti, noi lo sappiamo benissimo, il progetto lo conosciamo, è chiaro che sono previsti degli interventi di ripristino, ma adesso salvaguardare queste specie sarà particolarmente difficile. Troppo in un periodo, scusa, che cade in edificazione. Clamorosamente questi stanno intervenendo e se non passa più il falco lanare o l'aerone cenerino, perché siamo dei cretini, appunto. Scusate se lo dico così, però purtroppo l'attenzione non è che ce l'hanno solo le regioni a statuto speciale, cioè ragazzi, pure noi in Molise, no? E questo solo per chiudere, perché parlavamo di quanto l'IPAC ha fatto per deviare l'opera. Cioè lo sappiamo benissimo, nei siti delle necropoli trovate, cioè la deviazione è stata fatta. Qui si potevano usare anche delle tecniche di sfondare di scavo all'interno. Sarebbero state invasive, ma queste saranno incredibili e devastanti sia a livello di fauna e di avifauna e anche a livello di biodiversità. Perché poi la piantumarica, cioè le specie invasive entreranno sempre e quell'alterazione minima, un chilometro e mezzo, un chilometro e due, cioè sarà realmente... potrebbe realmente diciamo alterare queste condizioni. Gli ambienti naturali sono molto delicati, l'uomo non lo riesce a capire, purtroppo noi ci prendiamo i soldi. Adesso noi anche confrontandoci con SG abbiamo scoperto che il tracciato negli anni passati poteva essere deviato, però dispiace dirlo, però insomma il sindaco di Montefiore, l'amministrazione insomma non ha fatto nulla per cercare ma di... Ma il tracciato verrà sottoterra o si vedrà? No, 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 ci sarà un valico come quello che c'è, si chiama proprio valico quello della SNAM del San Salvo Bicca. Ma considerate che la larghezza insomma per i lavori sarà di 22 metri, cioè, quindi, la pista, 1,80 m, quindi la pista sarà di 22 metri, quindi verranno abbattute, cioè, insomma, potete immaginare insomma, all'interno del bosco lo scempio che si consumerà nei prossimi mesi. Ripeto, tra l'altro il comune conosceva il progetto da diversi anni, anche perché io ricordo che nel 2017 il Consiglio Comunale, il Comune di Montecifone, così come tutti gli altri comuni molisani interessati dall'opera, hanno espresso parere favorevole senza battere ciglio. Io ricordo che in Abruzzo diversi comuni hanno espresso, tra cui il Comune di Lanciano, hanno espresso parere negativo. Anche i comuni che hanno detto sì all'opera hanno presentato delle osservazioni, comunque hanno fatto insomma, presente ad SG alcune criticità. Quali sono le criticità maggiori del nostro territorio? Sicuramente il rischio sismico, insomma Montecifone è stato il comune maggiormente colpito dal sisma dello scorso anno, non lo diciamo noi, ma l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha accertato che tra Guglionese e Montecifone, altro comune colpito dal terremoto, si è aperta una nuova faglia. Quindi noi a dicembre, quando il Consiglio Comunale purtroppo ha concesso la servitù di passaggio, prontamente abbiamo inoltrato la richiesta di revoca in autotutela di quella delibera.
Purtroppo noi abbiamo evidenziato queste criticità, addirittura il sindaco di Montecilfone non si è impegnato nemmeno di convocare, cioè di convocare il consiglio comunale, quindi noi abbiamo provato a, insomma, a confrontarci con lui, con l'amministrazione. Questo ovviamente poi questo lavoro è stato fatto anche negli altri comuni e non sempre i risultati sono stati soddisfacenti, insomma. Quindi la situazione è questa, purtroppo il percorso SG è iniziato a cercare il tracciato, quindi che insomma i lavori stanno per iniziare. Noi comitato, la posizione del comitato è molto chiara, e siamo nati per dire no a quest'opera, però è chiaro che la situazione è delicata e il nostro obiettivo adesso è quello di salvare ancora la scuola. Anche perché consideriamo il fatto che, per quanto riguarda anche tutto il tracciato del metano d'otto, no? All'interno del bosco sarà attraversato per circa un chilometro e mezzo più o meno, quindi su un tracciato di 111 km, che è la grandezza insomma del metano d'otto Larino-Chieti, si parlava di variabili sostanziali e non sostanziali, cioè alla fine variare un tracciato di un chilometro e mezzo su un tracciato di 111 km è una variabile non sostanziale, cioè diciamo non faceva molta differenza. Quindi questo ci fa capire insomma la mancanza di attenzione, la mancanza di rispetto nel territorio, per quanto riguarda il nostro territorio, che ha avuto l'amministrazione comunale per quanto riguarda il Bosco Corugno. Comunque scusate, anche in Molise che manca di quei ciati di falle, clamorosa per la natura di sé, perché io prima perciò ci davo l'impatto, perché c'è stato Famiglietti che comunque si è impegnato a preservare la sua idea di quel tipo di Molise, che sono anche le necropoli, che sono invece a livello naturalistico il Molise non esiste, cioè noi non abbiamo più piani paesaggistici, e allora che cacchio dobbiamo fare? Se poi arriva il via a livello nazionale come comitato, l'iter è palesemente corrotto, perché cioè non si può passare in un'area naturalistica così importante come Corundoli, io lo so, lo sappiamo, però non lo è, perché comunque non avendo piani il Molise non si tutela. Sono le leggi regionali, e la legge Beratto, tanto bravo, ci ha portato a noi il campo bravo, ho capito, però cioè, la legge Beratto pure ha influenzato a livello di paleoliche, potevamo portare 400 pali in Molise su questo tipo di territorio, il tipo di territorio è grande, 1000+ pale, cioè arrivi a Capracotta, a Monte Caprato, c'è una paleolica, non esiste, cioè svendere il territorio è finita, siamo qui proprio per questo, perché... cioè l'unica cosa che possiamo fare noi è informare voi, perché loro, no? Cioè le amministrazioni tutte, il Molise a livello regionale non ci autotutela. Non facciamo diventare il Molise una sorta di magazzino italiano dove ognuno viene e parcheggia roba e ci buttano giù cose a caso, ci hanno appioppato con una zona industriale, cioè di tutto e di più, cioè tutto ciò che le altre regioni non volevano ce l'hanno messo qui. Adesso, siccome tanti non vogliono il metano d'otto, hanno trovato il passaggio dove non c'era opposizione. Cioè siamo diventati un magazzino, siamo il magazzino d'Italia. Cioè io in qualità di molisano non voglio che il mio Molise diventi un magazzino, assolutamente. A proposito di scendi, vi rubo un attimo la parola. Ragazzi, io sono Ezio Parrassi, il presidente di un'associazione ambientalista in Italia Moriguardi, dove quotidianamente denunciamo tutti gli scendi che sono presenti sul nostro territorio. Noi da qualche mese abbiamo unito le forze per cercare di deviare questa coscienza delle istituzioni che nonostante i vari movimenti, i vari comitati, sembra che il destino del Bosco Corundoli sia segnato ormai. Però come si dice, la speranza è l'ultima a morire, e io in questa occasione mi sono preparato due righe e un messaggio che voglio mandare alle istituzioni che sono da qualche anno assente in queste zone naturali. Circa 2 anni fa sono stato invitato dalla comunità di Montecilfone, in particolare dalla protezione civile, dal presidente Emilia De Angelis. Perché? Per promuovere l'economia locale e il Bosco Corundoli ho realizzato un documentario naturalistico con i miei collaboratori e mi sono innamorato di queste meraviglie che abbiamo a pochi minuti da Termoli. Perché questo? Perché a Termoli, Campomarino e Pedacciolo Marino abbiamo le riserve naturali, la costa completamente abbandonata. Qualche giorno fa sono stato in visita nella marina di Petacciato, ragazzi, è veramente diventato uno scempio. Rifiuti, passerelle completamente distrutte, un progetto che è stato finanziato circa nel 2011, più di 500.000 euro,
senza avere un riscontro sia economico e sia a livello turistico. Ma andiamo avanti. Il Bosco Coriundoli, come le altre parti naturali del Basso Molise, oltre a garantire un paesaggio stupendo, naturalistico, potrebbe garantire tanti posti di lavoro, tanto turismo, ma soprattutto una marcia in più all'economia locale. Qualche mese fa, come vi ho detto, sono stato contattato dal presidente dei Discoli del Sinarca, Riccardo Vaccaro, per una missione importante, forse la più importante della storia di Montecifone a livello naturalistico: salvare il Bosco Coriundoli da un altro scempio imposto dalla nostra regione, dal governo nazionale e dalla politica regionale. Il gasdotto è un'opera inutile che non conviene a nessuno, tranne a loro che hanno le vesti di politici, ma un cuore che batte per il dio denaro e sottomesso dalle multinazionali. Grazie a tutti. Vorrei colgo l'occasione per ringraziare i cittadini di Montecifone che ci hanno aiutato con la raccolta firme e la Proloco Munzucuni, l'Associazione di Protezione Civile, l'Associazione Ambiente Molise e l'Associazione Termoli Wild per la preziosa collaborazione e la Comunità San Giorgio Martire di Filadelfia. E qui permettimelo, perché devo fare un plauso, insomma, perché consideriamo il fatto che ci sono molti cittadini di Montecifone che hanno abbandonato il nostro paese, insomma, per lavoro o per qualunque altro motivo, però comunque ogni volta, insomma, che chiediamo aiuto dall'altra parte dell'oceano ci danno non tarda ad arrivare la loro risposta, quindi penso che insomma, è da apprezzare un gesto del genere. Non so se... Io mi chiamo Alessio e sono un altro membro del comitato di Discoli del Sinarca. Io voglio aggiungere solo un'altra cosa per ampliare un po' il discorso in merito a questa inutile opera. Oltre a toccare il Bosco Coriundoli di Montecifone, bisogna tener conto anche di un'altra cosa, che va anche ad impattare sulle aziende agricole e quindi sull'economia di una bella fetta della nostra regione. Perché? Perché qui in Molise abbiamo dei terreni di particolare pregio, dove ci sono comunque coltivazioni che con un po' di spinta in più da parte degli agricoltori potrebbero avere un valore ben più alto di ciò che gli viene dato per svendere, perché è giusto utilizzare questa parola, per svendere il proprio terreno. Cioè, ci sono ancora, grazie a Dio, persone che non hanno dato il via libera e che non hanno concesso la servitù di passaggio, come uno dei ragazzi che è qui tra di voi, che ha deciso di non svendere il suo pezzo di terra, quindi la sua parte di vita, per pochi spiccioli, ma bensì di puntare ancora su quella terra, come ben pochi hanno deciso di fare. E io vorrei invitarlo qui per... Antonio, facciamogli un applauso. Allora, lui è Antonio ed è uno dei pochi che non ha concesso la servizio. Buongiorno. Io faccio parte come loro di questo gruppo che devo ringraziare Riccardo, che ha fatto partire tutto qualche mese fa, e da Puglionesi ci hanno dato una canna in mano per tutelare questo pezzo di territorio che sennò sarebbe già spacciato. E vabbè, io sì, sono uno dei pochi che ha detto no al passaggio. Fondamentalmente è una speculazione, perché sono del gas che a noi non serve. Non rimarrà nulla qui, tutto gas che gli americani devono vendere ai tedeschi per far concorrenza alla Russia, e addirittura c'è un'opera che verrà pagata interamente dagli italiani nelle bollette del gas nella voce oneri, anche se non porterà nessun metro cubo di gas, perché l'affare è produrre, fare il metanodotto. E addirittura si biforca, cioè SNAM e SG ex Edison, che a un certo punto si biforca questa linea per poi ricongiungersi, e dove va a finire? Nei depositi di gas, come quello del Sinarga o del Trieste, che sono pericolosissimi perché possono indurre terremoti, come in California, è stato trovato o al largo di Barcellona, quindi sono molto pericolosi, specialmente in una zona sismica.
Vabbè, io praticamente ho un univeto che verrà annullato perché è un cantiere di 25 metri, mi spazzerà via tutto. Un univetto che insomma da 10 anni sto recuperando con le mie mani, imparando a potarlo, a curarlo, a preservarlo. Insomma, comunque è parte della mia storia, della mia famiglia, quindi quello che mi hanno tramandato. Qui molti hanno, per difficoltà economiche, hanno ceduto per pochi spiccioli, perché fondamentalmente le proposte vengono fatte senza cognizione di causa. L'ente promotore, la ditta, propone i soldi, dice noi diamo tot, però non dicendo ok, guarda, le tabelle nazionali sono queste, il prezzo lo facciamo noi, e molti hanno ceduto senza neanche informarsi minimamente e tutelarlo. Quindi adesso sarà difficile batterci contro loro, aspetto l'istanza d'esproprio per poi andare in tribunale e difendere la mia casa. Allora, grazie a tutti e vi aspettiamo insomma a giugno. Stiamo organizzando una serie di eventi qui nel bosco con l'obiettivo di, insomma, di farlo conoscere e valorizzarlo. In ogni caso vi terremo aggiornati sulle nostre iniziative. Grazie a tutti. Grazie.